Eccoci qua, benvenuti a tutti. Questa nuova avventura, il format dei Magnifici 7, che si fonde un po' con quello di Weekend al Cinema. E dunque questo appuntamento che farà un po' il punto sul teatro, il cinema, lo spettacolo, insomma, tutto quello che c'è da vedere e da fare in un territorio ricchissimo come il nostro, anche con riferimento ad altre province della zona. Accanto a me, primo ospite, a lui l'onore di aprire questa edizione dei Magnifici 7, l'assessore al turismo e commercio del Comune di Arezzo, Marcello Comanducci, Ciao benvenuto. Barbara, grazie di Ciao. avermi invitato. Allora, anche per tutti noi ovviamente è un appuntamento nuovo. Abbiamo pensato proprio di invitarti perché esula un po', no, noi ci concentriamo molto sul cinema, sul teatro, però la Fiera Antiquaria ha un appuntamento bellissimo che sta arrivando perché quello di ottobre è ancora nell'ambito dei 50 anni. Sarà quindi un'edizione importante, poi spiegheremo anche con che cosa è collegata. Sì, la fiera è un evento che ormai da 50 anni anima la nostra città, che si era negli ultimi anni anche un pochino perso. Invece, per fortuna, ultimamente vedo un rinnovato interesse, non soltanto dai turisti, comunque dal pubblico, ma anche della città stessa. Sì, Quindi tra l'altro noi sempre. dovremmo avere anche, lo vedremo, ecco, lo stiamo vedendo, un filmato che è questo bellissimo filmato, no? Che avete realizzato anche per diffondere il messaggio un po' nel Sì, tra mondo. l'altro ha avuto un successo incredibile con migliaia di visualizzazioni. Quindi la fiera diciamo che è in crescita e la città si sta riavvicinando, quindi sempre più anche le associazioni ci chiamano per voler fare delle collaterali, per voler dare una mano. Quindi sinceramente siamo soddisfatti anche perché questi 50 anni erano una bella occasione per riportare l'attenzione su questa manifestazione e siamo riusciti a farlo. Ora è ovvio che non dobbiamo mettersi a sedere, ma a sfruttare questo ottimo momento per la fiera per rilanciarla anche nei prossimi anni. Tra l'altro ci sono state anche contaminazioni davvero con lo spettacolo, a parte una bellissima mostra in Fraternita quest'estate, poi ci sono state anche delle riprese di produzioni che arrivano anche da oltreoceano. E in questi giorni c'è un'altra invece importante troupe che sta girando qui. A noi sembra un mondo lontano, ma in realtà Bollywood è un mondo presente nel cinema. Bollywood, parliamo di produzione indiana. E ci sono degli indiani che si sono innamorati. Questa la foto l'hai fatta proprio tu, Marcello. Sì, guarda, tra l'altro è veramente entusiasmante perché ho seguito in questi giorni le riprese, sono dei veri professionisti, quindi hanno veramente dei macchinari, delle telecamere veramente di altissimo livello. È una produzione, è forse una delle più importanti in India, anche perché al suo interno l'attore che al momento è l'attore più famoso che c'è in tutta l'India, perché mi spiegavano che l'India è divisa in regioni, no? E quindi spesso gli attori sono famosi all'interno della propria regione, quindi Bollywood, Tollywood, che è un'altra area, invece lui è uno dei pochi che è conosciuto in tutta l'India. Tant'è che proprio ieri, postando una foto con lui, ci siamo resi conto della potenza mediatica che hanno questo tipo di attività, perché nel giro di poche ore in India, ma dopo a seguire anche in Iran, in Iraq, in tutte le zone vicine all'India, si è diffusa la foto di me, Don Alvaro e questo Di Don Alvaro attore. internazionale. E addirittura siamo finiti sui telegiornali. A me mi continuano costantemente a scrivere su Facebook per sapere se l'attore c'è, dov'è, di fargli una foto. Quindi questo ci fa capire che ovviamente quando si parla di un popolo di miliardi di persone, un attore famoso là è veramente una celebrità a tutti gli effetti. Quindi questo per noi è positivo perché l'obiettivo era far conoscere la città. Che si somma poi, ricordiamolo, perché sta anche per uscire a inizio 2019, se non erro, il film di Concialoschi su Michelangelo, quindi Arezzo è stata un grande set in questo 2018. Sì, abbiamo lavorato tanto riportando un po' quella che era la Film Commission dei primi anni 2000, che aveva lavorato bene, ma che poi nel tempo si era spenta. Quindi abbiamo istituito questo ufficio che è Arezzo Cinema, che ora è all'interno della Fondazione In Tour, dove semplicemente facciamo un gran lavoro di PR, di pubbliche relazioni. Quindi quando ci contattano le produzioni, le portiamo in giro, gli facciamo vedere tutte le maestranze locali, che spesso sono un vantaggio grosso, magari poter utilizzare gli elettricisti locali, i Certo. piloti di droni locali. E quindi alla fine piano piano si sta cercando di costruire quell'indotto sul cinema che poi porta al famoso cineturismo, no? Si parla Che è spesso certo. di cineturismo, ma in pochi sanno che siamo influenzati tantissimo da quello che vediamo in televisione o nelle serie TV, sia quelle italiane, basta pensare a Riva Ombrosa, basta pensare a Il commissario
Montalbano, che hanno creato dei numeri importanti turistici. Se poi nel tempo abbiamo la fortuna di ospitare qualche serie TV internazionale, leggevo proprio in questi giorni di Dubrovnik, no? Che è approdo del re in Game of Thrones, che il sindaco ha dovuto chiudere le porte della città per il troppo turismo, soprattutto dei fan proprio della serie. Quindi il cineturismo è importante. La speranza in questo è certo. È ovvio, ci vuole tempo, perché prima di catturare una produzione del genere devi comunque crearti prima una storia, creare un ufficio che funzioni, e quindi siamo comunque a buon punto, ma il grosso verrà ai prossimi anni. Poi in chiusura ti chiederò anche un'altra cosa. Velocemente i nostri argomenti. È stata presentata anche la stagione del Teatro Petrarca. Personalmente siamo andati, vi proponiamo adesso una foto del Petrarca. Da segnalare tra le tante belle cose che saranno proposte, tra l'altro I Miserabili, Il Maestro e Margherita e I Fratelli Karamazov con un monumento come Glauco Mauri, io vorrei segnalare anche una prima nazionale con una grande attrice come Laura Morante, che ha scelto proprio il Petrarca di Arezzo per far partire il suo progetto. Anche questo penso che sia importantissimo. Sì, il sindaco ha lavorato tantissimo sulla stagione teatrale. Ricordiamoci che il Petrarca è stato riaperto da poco, quindi era importante ripartire bene, e quindi in questi anni quasi sempre il sold out, addirittura anche su più serate, quindi sicuramente molto positivo. Ora tutto è passato anche nel suo caso alla Fondazione Guido d'Arezzo, che è diventata a tutti gli effetti la Fondazione Cultura, quindi questi due nuovi enti sono partiti subito col piede giusto, e siamo fortemente convinti che nei prossimi anni saranno degli strumenti che ci faranno fare il salto di qualità. Collegato al teatro, proprio in questi giorni c'è il Festival dello Spettatore, una partenza a razzo con L'Amica Geniale, ve l'abbiamo proposto anche nel nostro telegiornale. Sabato prossimo c'è un appuntamento importante dal punto di vista teatrale, perché è un po' l'overture, la preapertura della stagione del Petrarca, che poi come prenotazioni partirà poi dall'8 ottobre. Allora sentiamo un attimo Officine della Cultura, Massimo Ferri, che ci spiega questo appuntamento di sabato al Petrarca. Fino a domenica, e ci sarà, come hai detto tu, anche l'incontro, la reunion di tutti gli spettatori organizzati d'Italia, che ci sarà il sabato pomeriggio, e poi il sabato sera lo spettacolo più importante del festival al Teatro Petrarca, il Macbeth, una versione del Macbeth di Shakespeare prodotta dallo Stabile di Sardegna, molto importante, è lo spettacolo che ha vinto il premio UBU per il teatro nel 2017, e poi la domenica mattina una grande festa con uno spettacolo di strada con trampolieri, costumi, molto importante in Piazza San Jacopo. Ecco, abbiamo visto c'è stata anche un'apertura intensa proprio nella serata di mercoledì con L'Amica Geniale, tratto appunto da Elena Ferrante, quindi anche queste sono occasioni per portare tanti spettatori che addirittura arriveranno da Brescia per vedere la fiera e partecipare un po' alla prima del teatro, quindi insomma veramente un bel appuntamento. Sì, un bel appuntamento, poi in crescita, no? Perché spesso abbiamo il difetto di valutare le manifestazioni subito al primo anno, invece c'è bisogno sempre un po' di fissare, no? L'evento nel tempo, quindi quest'anno è andato molto bene. Tra l'altro loro sono tra quelli che hanno voluto dare una mano alla fiera e unire questo evento con la fiera antiquaria, quindi molto bene. Adesso invece ci spostiamo con una foto a Castiglione del Lago, perché a Castiglione del Lago, nella vicina Castiglione del Lago, c'è un bellissimo festival dedicato al cinema, un programma veramente eccezionale. Si parte proprio stasera con Michele Placido, ma ci saranno Antonio Albanese, Elena Sofia Ricci, Lino Guanciale. Una serie veramente di spaccati dedicati al cinema che segnaliamo molto volentieri da stasera a sabato per arrivare qui nella vicina Castiglione del Lago. Adesso invece ci spostiamo sulla musica e segnaliamo degli appuntamenti. Intanto un assessore, una cosa importante che vogliamo anche segnalare, che i nostri ragazzi del liceo musicale si sono distinti nella Repubblica Ceca quest'estate, hanno avuto Lorenzo Rossi, per il professor Lorenzo Rossi, Angelo Gragnoli e Enrico Farzetti, hanno avuto un grande successo. I ragazzi si sono portati in Repubblica Ceca, hanno fatto dei concerti, anche questa è un'eccellenza di Arezzo che praticamente va nel mondo. Tra l'altro segnaliamo anche altri concerti, domenica 7 ottobre alle 17 a San Giovanni Valdarno, il trio Arts et Labor, e a Bibbiena sabato 10 alle
alle 21 l'organista Eugenio Maria Fagiani. Sono eccellenze musicali di Arezzo che vanno nel mondo. Anche di questo c'è da essere soddisfatti. Sì, Arezzo ha una tradizione fortissima che probabilmente dovremmo mettere un pochino più a regime, ma sempre di più ormai si parla di Arezzo città della musica, no? Tutto parte da Guido d'Arezzo, che tra l'altro abbiamo un progetto molto ambizioso di far diventare, raccontare la sua storia proprio attraverso il cinema con un documentario. E quindi molto bene, le scuole hanno bisogno secondo me anche di avere un rapporto più diretto con la pubblica amministrazione, perché si fa sempre molto fatica a poter collaborare. Con la fondazione apriremo tantissime collaborazioni, sia per quanto riguarda il turismo ma anche per quanto riguarda quindi tutta la parte culturale, perché come dicevi giustamente te sono delle eccellenze che poi magari in futuro potranno diventare degli artisti importanti. L'ultima parte la dedichiamo dei nostri 7 argomenti, la dedichiamo al cinema. È importante perché ci sono dei passaggi fondamentali. Pensa che lunedì, da lunedì al 10 ottobre ci sarà poi, ve lo faremo vedere, la riproposizione di un grosso Colossal. Questa settimana noi ci sentiamo di segnalare Venom, che vediamo con un Tom Hardy, un po' Dr. Jekyll e Mr. Hyde, e a seguire anche un altro bel film con Glenn Close e Jonathan Pryce, reduce da questo grande successo del Don Quixote di Terry Gilliam, un film particolare ancora in programmazione che vi consigliamo davvero, se non l'avete visto, di andare a vedere. In una battuta, il tuo rapporto con il cinema? Ma finché non avevo i bambini era bello, ora ultimamente vedo solo cartoni animati, quindi ormai mi sono convinto che mi piacciono anche a me. Alle volte con mia moglie ci troviamo quasi più per adulti. Sì, per qualcuno bambini, sì, tipo tutta sì. La serie Pixar e Disney, sì, però alle volte ci rendiamo conto che guardiamo la televisione un cartone animato anche se i bambini non ci sono, perché ci siamo proprio abituati. Quindi sicuramente il cinema è importante, e anche ormai tutte le nuovi canali, quindi come Netflix, che comunque stanno producendo, ormai non sono più canali di streaming di film normali, ma sono delle vere e proprie produzioni che stanno comunque generando tantissimi contenuti nuovi, e quindi quelli li guardiamo, nel poco tempo che abbiamo li guardiamo volentieri. Tra l'altro, dicevo, c'è un altro appuntamento da segnalare, è particolare perché si festeggiano i 20 anni di un film che ha ottenuto tantissimi Oscar, eccolo qua, il Titanic con Kate Winslet e Leonardo DiCaprio. Lunedì 8 ottobre fino al 10 ci sarà la possibilità di rivederlo per intero, masterizzato, quindi in questo caso alla multisala, sia di Arezzo che di Sinalunga, e quindi in una versione particolare. All'epoca vedesti il film? Sì, assolutamente, anche più di una volta, ovviamente è un colossal. Ricordiamoci che il prossimo anno saranno i 20 anni dall'Oscar della Vita è Bella. E qui ti volevo. Perché mentre lo scorso anno abbiamo festeggiato l'uscita nelle sale, invece il prossimo anno sarà proprio 20 anni dall'Oscar, quindi riproverò a ricontattare Benigni. Lo scorso anno non sono riuscito a portarlo. Non ha avuto una grande estate dal punto però, di vista della salute. Diciamo che se 20 anni fa magari Arezzo viveva nel mondo dei social, come abbiamo visto in questi giorni la viralità di un evento del genere, probabilmente avremmo veramente lanciato Arezzo nel mondo, però ai tempi era molto più complicato. Ci proveremo il prossimo anno con la sua ricorrenza, perché tutti, compreso anche ora la produzione di Bollywood, quando gli è stato detto che la Piazza Grande, comunque tutta la città, era quella della Vita è Bella, la conoscevano benissimo, perché è un film l'inquadratura di ieri sera è quella bellissima della Vita è Bella con il tappeto che piove, quindi è la stessa inquadratura. Esatto. Quindi lavoreremo su questo tanto, tra l'altro ti dico che abbiamo in mente anche noi nei prossimi anni di creare una sorta di festival o comunque degli incontri a tema proprio di cinema, e credo intorno a fine novembre lanceremo un evento per parlare di tax credit, quindi per spiegare alle aziende che oggi si può investire nel cinema e anche avere dei benefici soprattutto alle aziende, quindi a chi ha comunque degli utili, per cercare di aiutare le produzioni locali a fare il salto. Bene, noi inesorabilmente ci dobbiamo fermare qui, la prima puntata, siamo partiti, poi insomma seguiteci perché vi racconteremo davvero tante cose. I Magnifici 7 per questa settimana finiscono qui. Grazie al nostro ospite e arrivederci.